Ha avuto ragione Bersellini nel mandare in campo a Como un Avellino molto coperto in difesa. Gli Erpini hanno subito per almeno 80 minuti la pressione degli Ariani, che hanno sempre mancato il tocco conclusivo. Buono il rientro di Borgonovo, ma non è bastato per scardinare il solido impianto difensivo dell'Avellino, che è sempre riuscito a contenere gli assalti comaschi. Al 45esimo, proprio sotto una pioggia torrenziale, Invernizzi sfiora la palla che va a Mattei, molto attivo. Tiro al volo e Di Leo è bravo a salvarsi in tuffo. Nella ripresa, ancora il Como in avanti. Invernizzi lavora bene una palla e lancia giunta da poco entrato, che in tuffo di testa manda fuori di poco. Si vede anche l'Avellino, ma Schachner su un rimpallo non trova spazio per il tiro. Piovono in campo ombrelli e bastoni e Invernizzi ne fa le spese, ma si riprende dopo poco tempo. Schachner batte un angolo e di testa Grasso va in gol, ma l'arbitro olanese annulla con decisione. L'ultimo brivido è per il Como. Schachner si libera e va al cross. In area, bocca fresca, sfiora la palla e sbaglia la mira. Si finisce sullo 0-0 e per la retrocessione tutto resta ancora da decidere.